Buongiorno cari campioni e campionesse. Dio, quanto suona strano campionesse. E bentornati a uno stupendo episodio di Gio Pizzi e la sua vita. Perché ce ne dovrebbe fregare qualcosa e perché lo stiamo ancora a sentire? Conduce me. Oggi vi vorrei parlare di una cosa che mi rende particolarmente orgoglioso: il fatto di essere terribilmente libero dal fumo. Ed è così, amici miei, sono libero dal fumo ormai da un anno tondo. Infatti io il 2 di questo mese ho fatto l'anniversario della fine della mia vita da fumatore. Ora ragazzi, però io vorrei mettere le mani avanti. Io adoro il fumo, adoro le sigarette, adoro il tabacco, adoro ogni cosa che riguarda il gesto di fumare. L'odore, il colore, il sapore, le movenze, il gesto, la gestualità. Io adoro ogni aspetto della sigaretta. Non sono uno che fumerebbe qualsiasi cosa. Infatti nella mia vita ho fumato principalmente sigarette e davvero poche canne. O meglio, diciamo, ne ho fumate abbastanza dai miei 15 ai miei 16 anni. Anzi, non scherzavo per niente. Però per il resto della vita ne ho fumate davvero davvero poche. Ma principalmente nella mia vita io ho fumato sigarette. Io avevo iniziato a fumare dal, se non sbaglio, il secondo anno di liceo e ho continuato, ho provato a smettere seriamente per un certo periodo di tempo. Il mio record era di circa 7 mesi, ma invece adesso siamo a 12 mesi. E appunto io fumavo, non fumavo troppo, o meglio non fumavo troppo forte. Fumavo le Marlboro Light, poi ogni tanto passavo alle Galois o alle Chesterfield Blue, al massimo qualche, non so, sì, certo mi capitava tra le mani anche una bella Marlboro Rossa, ma in generale fumavo leggero. Il problema è che fumavo davvero molto. Fumavo almeno un pacchetto al giorno quando ero particolarmente stressato, 2 o 3 pacchetti. È molto raro, davvero molto molto raro che fumassi 2 o 3 pacchetti. Infatti è successo forse un paio di volte e quelle 2 volte mi sono davvero sentito male, ma poi ne parleremo. Non ero una di quelle persone che dicono: sai cosa, mi fumerò una sigaretta dopo il pranzo, una sigaretta dopo la cena, una sigaretta il pomeriggio. No, io ero tipo: mi fumerò una sigaretta dopo una sigaretta e una sigaretta dopo una sigaretta. Io adoravo le sigarette, le amo. E il fatto è questo, ragazzi, io le amo ancora. Io sono ancora adesso un fantastico tabagista, ma proprio per il fatto che non posso fare qualcosa come essere moderato, limitare il mio uso, se non abuso, di sigarette, beh, siccome non posso, diciamo, darmi una regolata, allora tanto vale non fumare per niente. È un po' la maledizione di tutti quanti i drogati, suppongo. E oggi vorrei raccontarvi come ho fatto a smettere di fumare, come sono arrivato a questo punto, perché un anno è effettivamente un traguardo. E trovo che sia interessante per tutti quanti quelli che stanno veramente pensando di fumare e hanno una mezza idea anche di abbandonare quei surrogati di sigarette, come quelle specie di come cazzo si chiamano, quelle specie di cosetti elettronici che fumano quegli innesti del cazzo che sanno di scorreggia. Ecco, vorrei che eliminassimo anche quella roba lì. Quindi questa cosa la sto facendo per la vostra salute, quindi per dirmi grazie, lasciate un mi piace, un commento, condividete il video, le solite cose. Ora, come sanno benissimo i nostri cari amici fumatori in sala, è assolutamente inutile tutto quanto l'allarmismo che ci fanno i nostri amici, i nostri parenti e anche i nostri medici. Abbiamo sentito 1000 volte le storie del tipo: guarda che le sigarette ti fanno venire il cancro, guarda che le sigarette ti fanno sembrare più vecchio, ti ingialliscono le dita, ti ingialliscono i denti, ti ingialliscono gli occhi, ti ingialliscono la faccia. E tutto quanto questo è vero. La tua bocca è un posacenere, puzzi, stai male, non riesci a respirare, muori. E anche questo è vero, però c'è un problema di fondo. Una sigaretta non ci ha mai ucciso e di conseguenza non vediamo il motivo perché anche la prossima debba farlo. Siamo perfettamente coscienti che fumare è una cosa assolutamente stupida, ciononostante continuiamo a fumarlo. E appunto tutti quanti noi fumatori ed ex fumatori siamo perfettamente convinti che questo sia vero, che di fatto le sigarette sono qualcosa di terribilmente stupido. Se per caso ci ragioniamo un attimo, è veramente indecente quanto sia, diciamo, estremamente idiota la sigaretta, anche proprio per le contrapposizioni, per i contrasti dell'ambito in cui noi fumiamo. Per esempio, noi fumiamo per rilassarci, fumiamo per concentrarci, fumiamo per staccare, fumiamo per attaccare, fumiamo prima del coito, fumiamo dopo il coito, fumiamo per svegliarci ma anche per addormentarci, capite? È un continuo contrastarsi e in effetti le sigarette non aiutano a niente, assolutamente a niente, anzi fanno soltanto male, ma appunto questo lo sappiamo benissimo. Il fatto è questo: la nicotina, che è quella appunto delle sigarette, che
che cosa fa? Va fumando a creare una dipendenza nel nostro corpo. Di conseguenza noi per soddisfare quella dipendenza dobbiamo fumare ancora. Nonostante siamo coscienti del fatto che sia completamente inutile e per niente intelligente fumare, ne abbiamo soltanto bisogno. È un po' come tenersi le scarpe strette strette per avere soltanto il piacere di togliersele. Eppure, sempre per questa dipendenza, noi continuiamo a fumare. Ma non solo per quello, anche per una dipendenza al gesto. Io infatti mi ricordo che al liceo avevo iniziato a fumare proprio per atteggiarmi, perché volevo fare il figo. E poi mi sono reso conto che mi piaceva veramente un casino. E per questo vi dico che io onestamente non ho mai smesso di amare le sigarette, e ho il terrore, e ho veramente il terrore di tornare a fumare entro 1, 2, 3 anni, se non 1, 2, 3 settimane. Basta una piccola sciocchezza, eppure io lotto in continuazione. Ma appunto, veniamo al fulcro della situazione. Come ho fatto a smettere di fumare? Allora, il trucco, ragazzi, secondo me non esiste. Se esistesse veramente il trucco per smettere di fumare, allora esisterebbero le sigarette. Ci sono mille modi diversi per smettere di fumare, mille motivazioni diverse. Io credo di averle sperimentate un po' tutte. La mia prima motivazione, essendo un ragazzo che aveva appena iniziato a studiare, a lavorare, a fare le sue cose, era un problema di soldi. Come immaginerete, fumare un pacchetto al giorno ti costa 5 euro, minimo se non 2, quindi 10 euro. Di conseguenza sono una cosa come almeno 150, se non 250 euro al mese. Sono un po' di soldi che il ragazzo in questione deve tirare fuori. Uno poteva certo andare col drum, che ne spendevi a cosa 10 euro a settimana, però comunque è proprio una cosa che mi indispettiva fumare il drum. Cioè diventavi veramente la parodia di te stesso, questo roncione tutto quanto stronzo che stava lì a rollare queste cose. Aspetta, devo uscire fuori col coso così, col drum. No, una roba terribile. O si fumano le sigarette o non si fuma. Il secondo motivo ovviamente era quello della salute, che in realtà era appunto un motivo professionale. Il mestiere dell'attore, che è una roba abbastanza tosta, non tutti quanti lo sanno, è un mestiere molto, molto fisico e si avvicina paurosamente al mestiere dell'atleta. Ci vuole una lunga preparazione fisica. Adesso che sto organizzando il mio tour, che inizierà a giugno e presto vi darò le date, adesso in questo periodo sto cominciando a riprendere tutti quanti gli esercizi, perché ti devi rinforzare, perché devi stare su un palco per un'ora, un'ora e mezza a fare cose molto faticose. Di conseguenza le sigarette le dovevo mettere da parte, almeno nel periodo dell'accademia. Poi c'era la motivazione della puzza, terribile, perché ovviamente figuratevi un ragazzino di 19 anni che va a vivere da solo, che cosa fa? Fuma in continuazione, fuma in casa, e ovviamente la casa si trasforma in un porcile. Sigarette nei bicchieri di plastica, sigarette nei portasigarette, una puzza tremenda, non si respira la notte. Se fumi con l'aria condizionata, poi quella entra in circolo, si sporca tutto, una roba, le pareti diventano gialle, una cosa terrificante. C'erano diverse motivazioni, ma nessuna di queste motivazioni mi aveva portato a decidere di smettere veramente di fumare. E la grossa decisione che mi ha portato a smettere di fumare, almeno fino adesso, è stata un evento traumatico. Sì, il dolore. Il dolore mi ha permesso di evitare altro dolore. Mi spiego peggio. Un anno fa io ero andato in, diciamo, gita con due miei amici. Ora, questi due miei amici sono delle persone carissime con le quali ho stabilito un simpatico rapportino, il quale si regge sul gioco del poker. Sì, esatto, ragazzi, il gioco del demonio, il poker. Mi piacerebbe tanto potervi dire che giochiamo cifre in mani, che ci macelliamo con i miliardi, ma purtroppo i miliardi non ce li abbiamo. Quindi cosa facciamo? Semplicemente ci giochiamo veramente puglie da 5-10 euro così, per stare tipo una notte intera a ridere, stronzeggiare, chiacchierare davanti a queste carte. Diciamo che la cosa veramente bella è l'atmosfera che si crea, c'è ancora un po' il rimasuglio del, sai, no, la cosa dello stare alzati fino a tarda sera a giocare, a chiacchierare. È un bonding particolare, i soldi non c'entrano veramente nulla, anche perché appunto sono 2 lire, ma è proprio l'atmosfera che si crea, perché poi magari si beve un po', si ride, si scherza, si fotte, no, quello neanche, però comunque è soltanto una questione di atmosfera. Il problema però è che si resta per una cosa come 6-7 ore in 3 su un tavolo seduti senza fare niente, ridendo, stronzeggiando con la musica jazz, poi ogni tanto si cambia, no, della serie, ogni tanto si gioca a scacchi, ogni tanto si fanno altre cose. Di base però si sta come 3 stronzi fissi su un tavolo senza fare nulla, e ovviamente
a fumare come degli stronzi. E quindi abbiamo fatto questa gita per andare in provincia di Pavia, in un posto isolatissimo, giusto 3 giorni, senza fare nulla in particolare, se non appunto questo tipo di cose per raccontarsi le solite stronzate e fumare ovviamente come dei cani. Nonostante non fosse la cosa importante, diventava la cosa più importante. E mi ricordo che in quel periodo avevamo deciso di alzare un po' più la posta, non tanti soldi, ma comunque c'era un po' di tensione. Io sono una persona abbastanza, diciamo, ebraica, di conseguenza faccio molta attenzione al denaro, quindi mi innervosisco quando c'è da spendere, da giocare, sono uno che non riesce a controllarsi, quindi sono molto teso, e quindi quando sono teso io ovviamente comincio a fumare molto più del solito, e quindi cominciai a fumare molto più del solito, visto che avevamo alzato la posta e visto che non avevo da fare altro se non stare lì, guardare le carte, fumare, passare le carte, fumare, ero passato da una media di un pacchetto ogni 24 ore a in 6-7 ore cosa? 3-4 pacchetti? Una cosa di questo tipo. E mi ricordo che partivano in continuazione, cioè ci avevo sempre una sigaretta in bocca, era una cosa incredibile, anche i miei colleghi, ma nessuno si faceva troppe domande, figuratevi. E quindi ero lì che fumavo una capa, non si aprivano ovviamente le finestre, si mangiava qualche boiata che c'era nel frigorifero, solo lì a fare gli idioti. E siamo alla seconda notte, io continuo a fumare e mi rendo conto che non mi sento tanto bene. Tanto per cominciare, il mio respiro non è esattamente qualcosa di spettacolare, faccio fatica, mi gira la testa, mi viene mal di stomaco, ma comunque si è lì e allora si continua a stare lì, a giocare, eccetera eccetera. Alla terza notte però le cose si complicano, insieme a questo principio di asma, insieme a questa simpatica mal di testa, mal di stomaco, che cosa succede? Arriva una simpatica nausea, io comincio a cambiare colore in faccia, tutti quanti colori, faccio l'arcobaleno LGBT, tutto quanto, rosa, verde, bianco, giallo, azzurro, e allo stesso tempo mi viene una deliziosa tachicardia, il mio cuore comincia a impazzire, sono tachicardico, le palpitazioni sono assolute e io comincio a sentirmi veramente male, mi stendo sul divano e comincio a dire: ragazzi, credo che sia il caso di chiamare l'ospedale. Ovviamente poi mi hanno portato a casa e stavo tranquillamente bene un paio di giorni ed ero a posto, però in quel momento mi sono detto: ehi Joe, forse fumarsi 8 pacchetti di sigarette in 2 giorni potrebbe non essere stata un'idea geniale. Da allora mi sono molto spaventato, anche perché tossendo cominciavo, non so come dire, a percepire odore di sangue, e questa cosa non mi faceva molto impazzire. Poi si sono inseriti anche degli altri fattori. A poker avevo perso una sciocchezza, però ho perso una cosa come 30 euro, 35 euro, una roba così, che capisci? Però questa cosa a me dava particolarmente fastidio, perché quando cominci a lavorare veramente hai un'altra percezione del denaro, quando non ti danno più i soldi tuoi. E allo stesso tempo mi ricordo che avevo speso dei soldi per un'altra serie di cose e dovevo fare un acquisto importante, non avevo i soldi, e quindi mi dicevo: se non avessi speso 5 euro per ognuno di quegli 8 pacchetti e chissà quanti altri pacchetti ancora prima, adesso avrei abbastanza soldi per prendermi quest'altra roba qui che è importante per il mio lavoro, e chissà quante altre cose per il mio lavoro. E quindi mi sono detto: sono stato un idiota, mi sento male per una cosa per cui ho speso, e non solo questa cosa mi ha fatto stare male, ma adesso mi posso prendere un'altra cosa perché ho speso per i soldi per quella cosa che mi ha fatto stare male. Quindi mi sono detto: ehi campione, forse è proprio il caso di darci un simpatico taglio. Quindi un elemento traumatico, un fatto traumatico, mi ha reso oggi libero, mi ha reso stupendamente libero dalle sigarette, o meglio non troppo, però sì, insomma adesso sono libero, perché ragazzi, vedete, il tabagismo è un po' come la pedofilia, puoi nasconderla, puoi fare finta che non esista, puoi cercare di nascondere le tue emozioni, ma in realtà la sentirai sempre qua, nel fondo del tuo cuore, e non puoi scappare. E infatti il mio processo di liberazione è stato molto lungo, molto complesso, e non è ancora completato. Mi ricordo che erano stati infernali i primi 5 giorni, volevo fumarmi una stecca di Marlboro Rosse senza muovere le labbra, era incredibile. Poi successivamente i primi 2 mesi sono stati ancora peggio, volevo veramente distruggere fabbriche di sigarette a forza di ciucciate, volevo solo fumare. Però poi nel tempo, 3, 4, 5, 6 mesi, le cose sono andate ancora peggio, non riuscivo a resistere. Eppure, 7º, 8º, 9º mese, ho partorito questa liberazione. E oggi posso dire di essere, diciamo, appena fuori dalla zona di pericolo. Io ancora oggi fumerei costantemente, però,
Sono arrivato a livello in cui se sento l'odore di sigaretta mi fa schifo. Sono arrivato a livello in cui se mi offrono di fumare io faccio no, perché appena senti l'odore delle sigarette, hai la percezione di poter fumare e senti il... sei vicino al tuo amico, senti l'odore del tabacco che brucia, senti l'odore dei cosi chimici che bruciano, che ti salgono qua. Dopo un bel po' che non fumi, quella roba ti fa schifo. Ma ti fa schifo perché il tuo corpo non è scemo. Il corpo sa benissimo che quella roba lì nella sigaretta è merda pura. È per questo motivo che tossiamo quando fumiamo per la prima volta. Perché fa schifo? Perché è veramente velenoso, perché è veramente stupido. Il problema è che entra in gioco la nicotina e ci fotte. Quindi ragazzi, io vi dico questo. Se anche voi volete smettere di fumare, se anche voi volete liberarvi da questo giogo, beh, fatelo. Fatelo, ma ricordatevi questo. Ci sono due modi per smettere di fumare, secondo me. Il primo, come vi ho raccontato, è un evento traumatico, che per me è stata una cazzata, ma ci sono delle persone che hanno scoperto un attimo un po' tardi di avere, no, diverse complicazioni in seguito alle sigarette. Quel tipo anche di complicazioni che ti fa dire, vabbè, a questo punto continuo a fumare perché vaffanculo. Ci sono persone invece che ho conosciuto che hanno subito delle cose, grazie al fumo, che il medico gli ha detto o smetti di fumare o qua andiamo veramente in situazioni che, sai com'è, non sono esattamente divertenti per tutti. Quindi, mentre invece il secondo modo per smettere di fumare è rendersi conto che è una cazzata. Fumare è una cazzata e allora è veramente il caso di smettere. Costa un sacco di soldi, non fa più figo come era un tempo, infatti oggi chi fuma è un po' uno sfigatello, non so come dire. E il problema però è uno solo, ossia che questa cosa deve partire soltanto da voi. Se non volete smettere di fumare, non smetterete mai di fumare. Dovete volerlo. E potete farlo, perché potete farlo. Però avete davvero, davvero bisogno di... avete bisogno davvero di essere voi e nessun altro. Essere una cosa cosciente. Io non vi dico di smettere di fumare. Anzi, non ve lo dico, smettete di fumare. E ragazzi, ve lo dico da ex fumatore accanito e che ancora oggi vorrebbe considerarsi un fumatore. Le sigarette sono la cosa più bella del mondo, sono una delle cose più belle del mondo, però è anche quel tipo di cosa che ci può portare un po' sottoterra prima del previsto. Ora, non mi raccontate quella stronzata galattica del tipo minga, se non si può fumare, non si può bere, non si può fare niente, allora la vita che c'entra? No, no, vaffanculo, no. Cioè, no, imbecille, si può essere tranquillamente felici anche senza fumare, ok? Cioè, io per esempio non ho vizi particolari. No, non è vero, ne ho, sono anche un po' così. Vabbè, ne parliamo un'altra volta. Però comunque, le sigarette, cioè, tra tutti i vizi, le sigarette, meglio di no. Veramente, meglio di no. Cioè, ragazzi, veramente, piuttosto fumatevi un paio di canne, non so che cazzo, alla settimana. Quelle non uccidono, vi fanno venire la paranoia se ne abusate, questo è vero, però cercate davvero di evitare proprio le sigarette, che sono, tra tutti quanti i vizi, c'è il gioco, c'è l'alcolismo, molto meglio. No, scusate, ho controllato con l'avvocato, non va bene neanche l'alcolismo, non va bene neanche il gioco, non fate niente, ok? Non fate niente. Mentre invece, ragazzi, cioè voglio dire, ci sono davvero altri vizi stupendi su cui buttarsi, no? Appunto, non so, cose che ti possono rovinare la vita, come per esempio, non so, nascondere 250 capitoli di manga shonen, shota con yaoi sotto al letto, che comunque non è che... Detto questo, fatemi sapere invece voi la vostra esperienza con le sigarette, come vanno le cose, come siete riusciti a vincere questa cosa delle sigarette, invece come siete riusciti a fallire, perché tipicamente io ho perso e mi rifiuto di essere l'unico che ha perso miserabilmente nel suo percorso. Poi ho avuto successo come adesso, ma c'è un lungo periodo di fallimenti, di devastazione morale nell'uscire da questo gioco delle sigarette. Quindi fatemi sapere le vostre esperienze. Vi ricordo inoltre di lasciare un simpatico mi piace o un non mi piace, di condividere il video se questa cosa vi può sembrare intelligente da condividere. E guardate, questo tizio sta continuando a condividere video in cui parla di sigarette, di cose, perché fondo è una persona interessante. Fatemi sapere cosa ne pensate. Noi ci becchiamo molto presto, grazie mille per avermi seguito e peace out. Mi manca un sacco fumare.